Una bella giornata che nasce da uno scambio e quindi nasce da piccole ma importanti cose. È stata una giornata molto partecipata, con ecco, bambini, famiglie e così via, e chi ha portato dei piantini, chi li ha recuperati. Per noi è una sperimentazione questa al Parco Ex Lago di Città. Ogni sabato noi facciamo, non ogni sabato, il primo sabato di ogni mese noi facciamo un evento e abbiamo voluto provare a vedere, ecco, di attivare questo scambio, no? Scambio piante. Ecco, come nasce l'idea dello scambio? Perché proprio lo scambio? Ci sembrava una bella iniziativa e soprattutto ospitarla qui al parco è un po' così un'occasione per far conoscere un angolo verde in città, anche perché siamo proprio due passi dal centro cittadino di Ivrea e così appunto ci piacerebbe che i cittadini conoscessero l'esistenza di questo posto e il fatto che appunto questo parco è aperto anche in settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina dalle 9 alle 12 e il sabato tutta l'intera giornata e poi appunto il primo sabato di ogni mese ci piace ospitare un evento tematico, appunto questa occasione è stato lo scambio di semi e piante e invece il primo sabato di giugno ospiteremo la piccola invasione, quindi delle attività pensate apposta per i bambini. Come è cambiata questa sede? Tanto, e chi magari va al mercato il venerdì, chi passa per andare in ospedale lo vede tutti i giorni. Sì, trasformata decisamente, come diceva Federica, è un angolo verde nella città, prima di scarica di inerti, poi è stata bonificata, un po' per volta grazie al lavoro dei volontari, ecco, quest'area è diventata un'area molto frequentata da scuole, centri estivi, famiglie e così via. È particolarmente significativo è l'orto comunitario, adesso abbiamo preparato il terreno, partirà anche un nuovo progetto di orticoltura biologica per cui verranno ecco piantati le piante e chi passa a volte si ferma può anche fruirne, nel senso che comunque chi ha piacere di prendersi qualche pianta ben venga, ecco, la può prendere tranquillamente.